È una corsa Napoli-Juventus per questo scudetto? All'inizio no, all'inizio è stato Napoli-Juventus, hanno fatto Cileca le prime partite, è stato vero che la Juventus è andato sotto di tantissimi punti, Napoli non giocava bene, poi improvvisamente queste due squadre hanno cominciato a salire perché ha trovato la giusta misura anche per certe posizioni di giocatori, e mentre in quel periodo giocava la Fiorentina, giocava il miglior calcio, oggi no, oggi il miglior calcio è Juventus e Napoli. Le milanesi? L'Inter è una potenza di gioco, di giocatore individuale, non ha un gioco d'assieme, finché è riuscito a vincere 1-0 è andato avanti, poi quando ha cominciato anche non riuscire più a vincere allora è andato un po' sotto, però devo dire che l'Inter ha una grande squadra come valore di giocatore. Milan non è mai riuscito a riprendere quello che era, non ha un giocatore, come si dice, un giocatore che sia il capo della squadra, sono tutti giocatori normali nella stessa standard. Questa sera Alessandria Milan, la favola dell'Alessandria è la dimostrazione che nel calcio non contano soltanto i milioni e i grandi giocatori. Questa è una rivincita del calcio italiano, perché se una squadra che è formata da italiani riesce ad andare in alto così com'è questa Coppa, dobbiamo dire che il calcio italiano veramente deve pensarci bene, non comprendere tanti giocatori che non valgono niente e poi tappare le ali a grandissimi giocatori, a molti giovani grandissimi giocatori che possono emergere.